Oggi torniamo sull'ictus perché aprile è il mese della prevenzione della seconda patologia per la quale si muore di più nel mondo, ma la prima causa per invalidità nel mondo. In Italia la situazione è uguale, non cambia, e ogni anno si registrano almeno 200.000 nuovi ricoveri dovuti all'ictus cerebrale. Circa un terzo delle persone colpite non sopravvive a un anno dall'evento, mentre un altro terzo sopravvive con una significativa invalidità. Il numero di persone che attualmente vive in Italia con gli esiti invalidanti di un ictus ha raggiunto la cifra record di quasi 1 milione, ma il fenomeno è in costante crescita a causa dell'invecchiamento della popolazione. Quindi dicevamo, l'ictus colpisce 200.000 persone ogni anno, una ogni 3 minuti, pensate. Eppure il 40% dei pazienti, come avviene in media anche in altri paesi europei, non riceve cure adeguate ai più recenti standard scientifici. Quanto emerge dal progetto EIS, European Implementation Score, che ha valutato l'applicazione in 10 stati del vecchio continente. In particolare l'Italia si colloca a centro classifica, al sesto posto. Il vero buco nero è la riabilitazione territoriale preclusa a molti. I risultati del progetto EIS, condotto in 10 paesi, mostrano che quanto all'utilizzo dell'attività scientifica nella pratica clinica, l'Italia raggiunge punteggi buoni, punteggi medio-alti, però soltanto in 5 degli 11 indicatori analizzati, contro gli 8 della Svezia, i 10 d'Inghilterra e Scozia. Tra i primi ostacoli, poche risorse, troppa burocrazia, mancanza di conoscenza della malattia, resistenza ai cambiamenti, ma anche carenze strutturali. I paesi con migliore assistenza per i colpiti da ictus sono caratterizzati dalla presenza di stroke unit, e in Italia ne servirebbero almeno 300, ma ce ne sono soltanto 150, e di queste soltanto l'11% al sud, dove risiede però un terzo della popolazione. Il diverso livello tra regioni del nord, del centro e del sud emerge chiaramente dai risultati di questo progetto EIS pubblicati sulla rivista Stroke. Al meridione, spiegano i ricercatori, ci sono meno campagne informative, mancano protocolli che guidino la transizione tra la fase acuta dell'ictus, la medicina generale e i servizi riabilitativi. Circa 1 milione di italiani porta le conseguenze di un ictus, ma proprio la fase della riabilitazione condotta sul territorio è il vero buco nero dell'assistenza in Italia. Una volta dimesse dall'ospedale, solo 2 persone su 10 tra coloro che ne avrebbero bisogno riescono a fare seriamente fisioterapia e logopedia per favorire il ripristino delle capacità motorie e linguistiche compromesse. Se poi si guarda alla terapia occupazionale, ovvero pensata per aiutare il paziente a fare attività quotidiane a livello domestico e sociale, siamo praticamente a zero, tranne in qualche centro di eccellenza. E quasi la metà degli eventi cerebrovascolari potrebbe essere evitata attraverso l'adozione di stili di vita salutari, lo diciamo 30 volte, e un controllo farmacologico nei soggetti ad elevato rischio cardiovascolare globale, che è il rischio dovuto all'effetto combinato di più fattori di rischio. I fattori di rischio modificabili, cioè sui quali noi possiamo intervenire, vedete questa scheda molto emblematica, sono la pressione arteriosa, il peso, la glicemia, la colesterolemia, che vanno adeguatamente monitorati mantenendo i valori entro limiti raccomandati, come vedete nella scheda, come anche il consumo di alcol e l'abitudine al fumo. Ed è dimostrato che l'abolizione del fumo assieme ad un'attività fisica quotidiana, l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda almeno 150 minuti a settimana di camminata veloce e un'alimentazione ricca di verdura, frutta, cereali integrali, legumi e pesce, e povera di cibi ricchi di grassi saturi, cioè di origine animale, colesterolo, zuccheri semplici, cioè i dolci, e sale, aiuta a mantenere livelli favorevoli di pressione arteriosa, colesterolemia e glicemia. Questa qui che vedete sempre, che ci fa vedere Francesco De Angelis, è una tabella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che mette in relazione l'intervento da attuare con la raccomandazione ad ognuno di noi, la riduzione attesa della pressione arteriosa, che è la prima causa di ictus. Prima, vedete, si raccomanda di mantenere il peso ideale con un indice di massa corporea tra 18,5 e 24,9 kg divisi per il quadrato dell'altezza, per ottenere, vedete nell'ultima casella a destra, una riduzione tra 5 e 10 mm di mercurio ogni 10 kg persi. I millimetri di mercurio sono l'indice
dello sfigmomanometro, cioè attraverso il quale noi misuriamo poi la pressione arteriosa. Seconda, avere una dieta ricca di frutta, verdura e latticini a basso contenuto di grassi saturi per ridurre la pressione arteriosa, vedete poi nell'ultima destra, di tra 8 e 14 millimetri di mercurio. Terza raccomandazione, non assumere più di 30 ml al giorno di alcol, cioè circa due bicchieri, per ridurre di altri tra 2 e 4 mm di mercurio la pressione arteriosa. Quarta raccomandazione, fare attività fisica regolare almeno 30 minuti al giorno di camminata veloce per ridurre tra 4 e 9 mm di mercurio la pressione. Quinta ed ultima, vedete la riduzione del sodio. Non consumare più di 6 grammi al giorno di sale da cucina, che è molto difficile, per ridurre di altri 6-8 mm, vedete com'è importante l'assunzione di sodio, di mercurio, l'indice della pressione arteriosa. In Italia i costi diretti, perché poi qui poi veniamo a quanto costa l'ictus, i costi sul Servizio Sanitario Nazionale ammontano a circa, pensate, 16 miliardi di euro all'anno, ai quali poi vanno aggiunti circa 5 miliardi di euro in termini di costi indiretti, calcolati principalmente come perdita di produttività. Nel nostro paese solo un terzo delle persone conosce i possibili segni o sintomi del danno cerebrale e per questo risulta assolutamente necessario attuare percorsi di informazione. Molto si potrebbe fare con la prevenzione, ma nel nostro paese la percentuale di investimenti destinati a, come dire, al sapere, alla prevenzione, sono pari solo al 4,9% della spesa sanitaria. Sul fronte della prevenzione primaria, le regioni più virtuose nell'attivare percorsi di coinvolgimento degli operatori e dei cittadini sono il Friuli, Venezia Giulia, il Piemonte, l'Emilia Romagna e la Basilicata. E solo il 50% delle regioni italiane ha istituito il cosiddetto PDTA formale. Il PDTA è un acronimo che sta per percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali mirati alla condivisione dei processi decisionali e della organizzazione dell'assistenza per un gruppo specifico di pazienti durante un periodo di tempo ben definito. Insomma, è un algoritmo, questo PDTA, critico per definire obiettivi ed elementi chiave nell'assistenza basandosi su evidenze scientifiche. Un'Italia quindi, come abbiamo sentito finora, a macchia di leopardo, in cui purtroppo Campania, Sicilia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e persino il Trentino-Alto Adige sono attesi ad un recupero dai ritardi proprio nella cura dell'ictus. E c'è un test semplice secondo il quale noi, gli anziani, possono accorgersi da soli se sono, diciamo, nell'imminenza, a rischio comunque di ictus, ed è stato sperimentato in Giappone dagli scienziati della Kyoto University. È un esperimento che possiamo fare tutti a casa, anche più volte al giorno. È emerso da uno studio della Kyoto University Graduate School of Medicine in Giappone, pubblicato appunto sulla rivista Stroke. Questo semplice test, secondo i ricercatori, potrebbe aiutare a identificare le persone che hanno bisogno di maggiore attenzione, di maggior sostegno, perché più a rischio di avere problemi di salute legati al cervello, come ad esempio piccole emorragie, che poi sono inavvertite al momento, o danni ai vasi sanguigni. Lo studio ha coinvolto 841 donne e 546 uomini con un'età media di 67 anni. Gli individui che mostrano scarso equilibrio, vedete qui mantenersi su un solo piede, dovrebbero ricevere maggiore attenzione, in quanto questo potrebbe indicare un aumento del rischio, vedete questo esercizio che si fa in palestra, di malattie del cervello e di declino cognitivo, anche quello. La difficoltà di stare per poco tempo in equilibrio solo su una gamba è una misura semplice di instabilità posturale e potrebbe essere una conseguenza di anomalie cerebrali, per cui gli anziani hanno difficoltà a rimanere in equilibrio per 20 secondi su una sola gamba e questi sono i più a rischio di subire o un declino cognitivo o peggio un ictus. E c'è un'altra spia dell'ictus che è il cosiddetto buco di memoria.
che è più frequente, pensate, in chi magari ha una cultura superiore, chi è più istruito. A dirlo è uno studio condotto presso l'Università Erasmus di Rotterdam ed è pubblicato anch'esso sulla rivista Stroke. Gli esperti hanno evidenziato che le probabilità sono maggiori se le difficoltà a ricordare riguardano persone con un alto livello di istruzione. E gli scienziati hanno tenuto sotto osservazione per 20 anni un campione di 9.000 individui, classificandoli anche in base al loro grado di istruzione. Ebbene, gli esperti hanno indagato se ciascuno avesse dei problemi di memoria e in tutto il periodo di monitoraggio hanno registrato oltre 1.200 casi di ictus in questo campione. Ed è emerso che tutti coloro che dichiaravano di avere di tanto in tanto piccole o grandi defiance mnemoniche presentavano un rischio maggiore di andare incontro a un ictus. Ma questo rischio era considerevole soprattutto per le persone più istruite. Secondo gli autori, ciò è spiegabile con il fatto che in generale il cervello di individui molto istruiti è più protetto da problemi cognitivi e di memoria e che quindi quando questi problemi si rendono evidenti si è già verificato qualche danno cerebrale importante. E l'abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo sempre, lo dicono tutti, il fumo è tra i più importanti fattori di rischio dell'ictus. Chi fuma ha esattamente il doppio della possibilità del rischio di incorrere in un'ischemia cerebrale. Secondo la rivista scientifica Lancet, sul nostro pianeta ci sono, pensate, 1 miliardo di fumatori, in crescita soprattutto in Russia, Stati Uniti, Cina e India. Quello che accade nel mondo, cioè l'aumento dei pentiti e quindi il calo dei fumatori storici, compensato però, attenzione, dai nuovi fumatori, cioè i giovani, avviene anche in Italia, dove gli italiani non rinunciano praticamente a fumare. Infatti il numero dei fumatori negli anni resta invariato, più o meno ogni anno, circa 11 milioni in Italia quelli che fumano, il 20,8% della popolazione. È quanto si legge nel rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità in occasione della giornata mondiale senza tabacco. La prevalenza di fumatori in Italia da 8 anni a questa parte rimane pressoché invariata. Stupisce però che a fumare sia ancora uno sportivo su 10, segno che dobbiamo ancora insistere molto sulla promozione dei corretti stili di vita, soprattutto nei confronti dei più giovani, dei ragazzi. L'età media di questa popolazione rimane costante, 44,7 anni, così come l'età in cui si accende la prima bionda, circa intorno ai 18 anni, e l'età media in cui si smette è 42 anni. Questo significa che tanti giovani iniziano a fumare quanti adulti smettono, un chiaro segnale che le strategie di intervento sulla prevenzione nei giovani e di cessazione vanno ripensate. Il consumo medio di sigarette al giorno si conferma intorno alle 13 sigarette. Oltre il 75% dei fumatori, si legge in questo rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità, consuma più di 10 sigarette al giorno e tale valore è in lieve aumento. Si inizia a fumare, sempre secondo il rapporto, mediamente a 17,9 anni, ma negli ultimi tempi abbiamo letto anche prima. La motivazione principale all'iniziazione al fumo di sigaretta rimane costantemente l'influenza dei pari. Si smette di fumare mediamente a 42 anni, 4 in entrambi i sessi e principalmente per motivi di salute, ma anche per motivi economici. Soprattutto gli uomini riducono o smettono di fumare per risparmiare, oppure a seguito di una gravidanza, in questo caso le donne. Ed un altro fattore di prevenzione dal rischio ictus è lo stile di vita e il cibo. Siamo in giorni, in periodo prepasquale, ed allora Coldiretti stila la classifica dei 14 cibi più pericolosi per la nostra salute, però provenienti dall'estero, da altri paesi. Dunque, in prima posizione troviamo il prodotto ittico spagnolo, però solo quello pescato negli oceani, in quanto risulta più contaminato dalla presenza di metalli pesanti, cioè il mercurio, il cadmio, il piombo, a causa dell'inquinamento. Al secondo posto abbiamo i prodotti dietetici e gli integratori provenienti dagli Stati Uniti a causa del contenuto di ingredienti non autorizzati dall'Unione Europea, che è molto più severa per quanto riguarda questi integratori. In terza posizione si classificano invece le arachidi, eccole qui, dalla Cina, quindi attenzione quando le comprate, vedete sempre sulle buste la provenienza, in quanto contengono aflatossine oltre i limiti. In quarta posizione abbiamo i peperoncini
dalla Turchia, in quanto nella coltivazione di questi alimenti sono stati utilizzati pesticidi oltre il limite di guardia. In quinta e sesta posizione troviamo i pistacchi dall'Iran e i fichi secchi, li vedete, dalla Turchia, sempre a causa della presenza eccessiva di aflatossine. In settima, tra gli alimenti pericolosi per la salute, troviamo la carne di pollo dalla Polonia, a causa di contaminazioni di natura microbiologica, in particolare la salmonella. In ottava posizione le nocciole, prodotte sempre dalla Turchia, a causa dell'eccesso sempre qui di aflatossine riscontrate. Sempre per lo stesso motivo, in nona posizione abbiamo le arachidi prodotte negli Stati Uniti, quindi Stati Uniti e Cina, le arachidi, mangiamo le nostre arachidi, e i pistacchi provenienti dal paese della Mezzaluna, cioè la Turchia, in quanto non conformi ai requisiti di sicurezza. Infine in questa lista nera troviamo il peperoncino dall'India, la noce moscata dall'Indonesia, contaminate da aflatossine anch'esse, dalla salmonella oltre i limiti, e poi le albicocche secche dalla Turchia per i solfiti oltre i limiti, e le carni di pollo dai Paesi Bassi a causa di contaminazione anche qui di natura microbiologica.